Volevo ringraziare il Presidente della Giunta regionale, Luciano D'Alfonso, per la sensibilità dimostrata e per aver immediatamente convocato questo tavolo, di cui diciamo che per il momento siamo abbastanza soddisfatti, perché insomma si viene fuori con questa convenzione che dovrà essere firmata tra i tre attori principali, quindi ANAS, Comune, l'azienda privata, e quindi speriamo che questa volta risolviamo un problema che va avanti ormai da 20 anni. Quindi siamo soddisfatti di questo primo incontro e speriamo che a breve possiamo in qualche modo risolverlo definitivamente il problema. Ecco, quali sono le maggiori criticità evidenziate in questa riunione? Le criticità evidenziate sono quelle che purtroppo, essendo che un sottopasso della Trignina, l'SS50 Trignina, quando arriva acqua in abbondanza, praticamente si allaga completamente e quindi impedisce il traffico veicolare, con notevoli disagi alla popolazione e alle attività produttive che sono presenti nella zona. Ma questo è causato soprattutto dal livello del fiume Trigno, che è più alto del sottopasso, e quindi l'acqua non riesce a defluire in maniera consistente verso valle.